Non solo accoglienza, ma integrazione a tutti i livelli della vita cittadina è quello che chiedono 29 associazioni per gli extracomunitari residenti a Catania. Stamattina una delegazione di loro ha depositato presso l'ufficio protocollo generale del Comune di Catania una proposta di regolamento per istituire la consulta dei cittadini migranti, un organo completamente gratuito con l'obiettivo di incoraggiare i cittadini stranieri a partecipare alla vita della città e alla sua amministrazione. Già il 5 novembre scorso le stesse associazioni avevano presentato un appello all'amministrazione comunale che si era detta disponibile a confrontarsi su un testo regolamentare formulato dai firmatari dell'appello. Un'opportunità per Catania, dice ai nostri microfoni Massimo Asero, in rappresentanza di Acli Catania, Homo Web e Alveare Progetto per una democrazia responsabile, di entrare attivamente in dialogo con l'Unione Europea, che ha una particolare attenzione per le istituzioni rappresentative dei migranti. L'importanza di questo regolamento è anzitutto quello di mettere al passo Catania con le realtà che hanno già accolto nel territorio nazionale l'esigenza di avviare un processo integrativo effettivo delle comunità dei migranti presenti sul nostro territorio. Il fenomeno delle migrazioni è certamente un'emergenza epocale, ma non è solo questo, è anzitutto, come lo è stato soprattutto in terra di Sicilia da sempre, una grande risorsa per avviare delle dinamiche integrative compiute che possano attivare anche dei processi di sviluppo. Io sottolineerei un punto, anzitutto il fatto che associazioni di migranti ammesse secondo i requisiti previsti dal regolamento saranno messe nelle condizioni continuamente di tenersi in dialogo con l'amministrazione, anche dando appunto dei pareri che devono essere acquisiti nel caso di provvedimenti nelle materie che possano interessare appunto le comunità di migranti.